Ciao, se stai guardando questo video, probabilmente è perché sei già un istruttore di Krav Maga o vuoi diventarlo e sei interessato ai corsi istruttori Krav Maga Global, al percorso precedente al corso istruttori. Ho preparato questi tre video per darti tutte le informazioni riguardo a questo percorso e per farti capire quali sono gli elementi che è importante considerare per sapere se ti vuoi mettere in questa iniziativa o no. Sarò brutalmente sincero perché, siccome è un percorso lungo e costoso, vedi, subito brutalmente sincero, non è il caso di perdere tempo da ambedue le parti. KPMG ha il nome di Eyal Yanilov dietro, per cui è un nome famoso, rinomato, e per alcuni è una specie di bollino di qualità da mettere sul proprio curriculum. Ora, a parte che chiaramente il diploma non combatte per te e non insegna per te, vorrei mettere subito in chiaro alcune cose. La prima cosa che voglio mettere in chiaro è che il fatto che tu sia già un istruttore per un'altra federazione, il fatto che tu abbia fatto anni e anni di arti marziali, sport da combattimento, e te lo dico, guarda, davvero, con la massima sincerità, perché io sono passato per lo stesso percorso. Quando ho fatto io il mio corso istruttore avevo alle spalle già 25 anni di arti marziali e sport da combattimento, te lo dico, non ti danno un titolo preferenziale e non sarà una passeggiata il corso istruttori. Comunque, non ti aspettare quindi di avere delle scorciatoie. Il corso istruttori serve non solo per allinearti dal punto di vista tecnico, ma per allinearti e conoscere bene, ma veramente bene, quelle che sono le procedure didattiche con cui si insegna, con cui si mantiene un gruppo e con cui si risolvono le criticità all'interno di un gruppo, che non è per niente banale. Quindi, volendo riassumere, molto molto semplicemente, se stai cercando un parcheggio perché la tua federazione non ti piace più, perché ti hanno buttato fuori, perché hai deciso improvvisamente che la tua vocazione è il Krav Maga, ma in verità non sai neanche bene 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 che cos'è il Krav Maga, e forse è meglio se guardi da altre parti. Vediamo invece che cosa ti può dare KPMG. KPMG ti può dare alti standard formativi. Se finisci il nostro corso istruttori, sei un istruttore a tutti gli effetti. E questo perché? Perché KPMG ovviamente vede nei propri istruttori il proprio biglietto da visita. Secondo punto, assistenza dopo il corso istruttori. Il corso istruttori è l'inizio di un nuovo percorso, ma è comunque un inizio. Ed è il mestiere dell'istruttore, è un mestiere difficile. Difficile, complicato, che richiede tanta passione, tanto impegno e tanta empatia anche. I nostri allievi non sono numeri, i nostri allievi sono persone che vengono con una necessità: sapersi difendere, sentirsi più sicuri in se stessi, avere una migliore qualità della vita. Quindi noi abbiamo il dovere di dargli gli strumenti migliori per conseguire queste capacità, queste nuove consapevolezze. Le persone si affidano a noi in questo, quindi nella loro crescita personale, e si affidano a noi per la loro difesa, per la loro integrità fisica, perché, non dimentichiamolo, la difesa personale può trattare anche di situazioni di vita o di morte. Quindi c'è una grandissima responsabilità nell'istruttore e nel suo insegnamento. Di questo dobbiamo essere sempre consapevoli. E quindi KPMG assiste i propri istruttori, assiste anche in tutta una serie di attività collaterali come la promozione, l'apprendere come stare sui social, come interagire e avere nuovi atleti. E in più l'idea della KPMG è quella di essere e sentirsi costantemente un gruppo, un team che lavora assieme e che si allena assieme. Se pensi di fare il corso KPMG per prendere il tuo titoletto e poi rinchiuderti nella tua palestra e insegnare chi sei visto che sei visto, faresti meglio a scegliere un'altra federazione. E questo è tutto. Se questo video non ti ha spaventato abbastanza, guarda il prossimo video.